Buongiorno a tutti cari amici di Emergency Live e di emspedia.com. Oggi parliamo di ricerca e formazione perché dal 20 al 22 settembre in Italia, a Bologna, si terrà l'European Resuscitation Council. L'Italian Resuscitation Council sarà appunto sede ospitante di questo grande e importantissimo congresso che riguarda la rianimazione cardiopolmonare e tutte le attività collegate alla formazione, all'educazione dei laici, quindi delle persone comuni e dei professionisti, medici, infermieri e operatori dell'emergenza 118, e ne parliamo con il professore Andrea Scapigliati, professore aggregato all'Istituto di Anestesia e Rianimazione della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, IRCCS di Roma. Andrea, buongiorno e benvenuto sul nostro podcast. Buongiorno a voi e grazie per avermi interpellato. Andrea, l'Italian Resuscitation Council è da tanti anni in prima fila sulle materie di rianimazione, su tutte le materie che riguardano la rianimazione cardiopolmonare. Ecco, che segno sta lasciando il nostro paese nella ricerca delle nuove cure e delle nuove pratiche per prevenire e ridurre i danni da arresto cardiaco? Il nostro paese sta cercando di dare il proprio contributo a una ricerca che è mondiale e che è una ricerca difficile, perché l'arresto cardiaco è una condizione di emergenza, quindi non pianificabile, non si sa quando possa avvenire un arresto cardiaco. E siccome è improvviso, è anche molto complesso e complicato poter raccogliere dei dati e di conseguenza fare della ricerca. Nonostante questo, nell'ambito della rianimazione cardiopolmonare, degli studi e della ricerca sull'arresto cardiaco, da anni ormai c'è uno sforzo esemplare per quanto riguarda la ricerca medica a livello mondiale, perché proprio per la difficoltà a trovare dati, la comunità scientifica mondiale ha scelto quasi da subito di creare un network che coinvolgesse di fatto tutti i paesi del mondo dove ci siano conoscenze, dove si faccia ricerca a riguardo. E questo prima di tutto per produrre delle raccomandazioni terapeutiche operative, le cosiddette linee guida. Quindi ormai già da oltre 15 anni un organismo internazionale che si chiama ILCOR si riunisce periodicamente e almeno fino adesso ogni 5 anni pubblica gli aggiornamenti delle linee guida per quanto riguarda l'arresto cardiaco. Questi aggiornamenti si basano su dati scientifici, su ricerche. E queste ricerche ovviamente vengono svolte in tutto il mondo. In Italia siamo stati molto bravi a raccogliere subito questo invito e questo esempio internazionale. Abbiamo anche noi un council nazionale che si collega con quello europeo, appunto con ERC, che terrà il proprio congresso in Italia a Bologna fra pochi giorni, dopo un intervallo di oltre 15 anni. Quindi siamo molto contenti e onorati che si ripeta questo evento in Italia. E la ricerca in Italia soffre delle stesse difficoltà che descrivevo prima, cioè difficoltà a raccogliere dati, e su questo stiamo cercando di migliorare, perché purtroppo in Italia non siamo molto bravi a raccogliere dati in questo ambito. Non esiste un registro degli arresti cardiaci nazionale, ci sono molte buone esperienze locali, molto localizzate però, che quindi hanno un valore ridotto rispetto a quello che potrebbe essere il panorama nazionale. E uno degli impegni di IRC, è appunto l'Italian Resuscitation Council, che è questa società scientifica che ormai si dà da fare da oltre 25 anni e che ha come scopo quello della promozione, della formazione, ma anche della ricerca in questo ambito, oltre appunto a formare gli operatori sanitari e non solo, anche la popolazione laica, perché l'arresto cardiaco prevede un'alleanza fondamentale tra la comunità e gli operatori sanitari. Uno degli impegni, dicevo, per tornare alla sua domanda, di IRC è quello di promuovere un registro degli arresti cardiaci sia intraospedaliero che extraospedaliero che possa valere sul territorio nazionale. Questo registro esiste già da anni, si chiama RIAC, e con qualche difficoltà IRC lo sta promuovendo come, diciamo, registro di riferimento. Siamo riusciti a utilizzarlo ampiamente in alcune regioni d'Italia o in alcune zone geografiche d'Italia, e quindi questo è uno dei grandi impegni.
il fatto di poter raccogliere dei dati a livello nazionale ha permesso ad IRC di partecipare in maniera attiva, propositiva, quindi anche qui lasciare un segno di quello che accade in Italia, a degli studi internazionali, e in particolare penso a Horecanet, che sono delle collaborazioni internazionali in cui per un periodo limitato dell'anno, circa un mese, si raccolgono dati in tutta Europa e questi dati vengono collezionati territorialmente lì dove sono presenti appunto dei registri e dei sistemi che permettono di raccogliere dei dati, e tutti questi dati poi vengono convogliati in un unico grande studio che permette di dare periodicamente un quadro della situazione sull'epidemiologia, cioè su quando l'arresto accade, in che modo accade e sui successivi trattamenti e le migliori strategie per poterlo trattare e talvolta prevenire. Questo è uno dei grandi impegni di IRC in Italia, appunto quello della raccolta dei dati. Oltre a questo, si fa ricerca in Italia su questo aspetto, meno che in altri ambiti, anche perché l'arresto cardiaco è un ambito in cui purtroppo la nostra faretra terapeutica è particolarmente limitata, non ci sono dei farmaci che a tuttora si siano dimostrati fondamentali, anche i farmaci classici come gli antiaritmici, l'adrenalina sono sotto forte discussione. Senza che ci addentriamo nei meandri dei recentissimi trial fatti, appunto viene messa molto in discussione il ruolo di questi farmaci, anche se lo mantengono almeno per una parte lo mantengono un ruolo importante almeno per una parte del trattamento, ma bisogna cercare di migliorare tutte le fasi in cui i pazienti che sono vittime di arresto cardiaco, si trovano a passare a gestire. Quindi in Italia si fa ricerca in questo senso, meno che in altri campi della medicina. Ci sono però delle eccellenze, c'è cioè per esempio il dottor Giuseppe Ristagno che lavora a Milano presso l'Istituto Negri, dove c'è un laboratorio di base in cui in modelli animali si fa molta ricerca di base sull'arresto cardiaco, sia per quanto riguarda i meccanismi che lo provocano, sia per quanto riguarda le possibili terapie, in particolare in corso un trial molto importante per applicare un nuovo software con cui i defibrillatori che si usano attualmente possono, oltre a fare tutta una serie di altre funzioni, individuare quale sia il momento più opportuno per provare negli arresti cardiaci che si associano a ritmi defibrillabili, per provare appunto a defibrillare sospendendo temporaneamente le compressioni toraciche. È uno degli elementi più cruciali che influenzano la prognosi delle vittime di arresto cardiaco. Quindi, per riepilogare questa lunga risposta alla sua domanda, in Italia si cerca di fare ricerca, anche se tra tante difficoltà, perché poi la nostra bellissima nazione è divisa in tante regioni, ogni regione, tende talvolta a comportarsi come uno stato a sé stante, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sanitari. E quindi si fa ricerca sia di tipo emitico, si spinge per fare ricerca sia dal punto di vista epidemiologico che poi anche per quanto riguarda la ricerca di base delle terapie e i meccanismi per cui l'arresto cardiaco accade. Mi sembra di capire, Andrea, che ci sia una grande attenzione, soprattutto al settore, laico, che contagia un po' fondamentalmente anche quella parte di soccorso, Esattamente. di base che, riguarda, il soccorritore volontario in ambulanza. Quindi si cerca di fare una formazione Sì. molto avanzata, o almeno molto specifica, molto, di qualità su quella che riguarda le compressioni e la RCP. Esattamente, in realtà ecco, questo è un altro degli ambiti in cui IRC si sta spendendo tantissimo insieme ad altre associazioni, ma ovviamente per nostra vocazione è uno degli ambiti in cui stiamo spingendo di più. La vittima, ed è un concetto che conviene comunque per i vostri ascoltatori e i vostri lettori di sottolineare, l'arresto cardiaco è un'emergenza a tempo relata, si dice con parole tecniche, cioè è una situazione in cui purtroppo i minuti contano in maniera sostanziale, i minuti non parliamo di decine di minuti, ma parliamo di pochi minuti, di una manciata di minuti.
Questo significa che purtroppo, o per fortuna, se questi sono, diciamo, sofismi, il trattamento della vittima di un arresto cardiaco non può essere purtroppo lasciata esclusivamente agli operatori sanitari. Bisogna immaginare la vittima di arresto cardiaco come il testimone di una staffetta. Questo testimone deve essere passato, ovviamente, con differenti competenze, differenti compiti, però deve essere passato in maniera efficiente ed efficace da un frazionista all'altro. Gli operatori sanitari purtroppo si trovano ad essere gli ultimi frazionisti, gli ultimi, con l'ultima parte, dove purtroppo però ormai sono passati parecchi minuti e dove ormai abbiamo perso la maggior parte dei pazienti. Chi fa la differenza, chi veramente impatta sulla possibilità di far sopravvivere una vittima di arresto cardiaco e chi si trova accanto a lui nei primissimi istanti dopo l'inizio dell'arresto cardiaco. Siccome la maggior parte degli arresti cardiaci avviene a livello ospedaliero e avviene spesso in luoghi non particolarmente frequentati, la maggior parte degli arresti cardiaci avviene a casa, è evidente come sia più ancora che è sicuramente importante migliorare le terapie e la fase sanitaria del trattamento dell'arresto cardiaco. Ma ci siamo resi conto che uno degli elementi cruciali per poter permettere a un numero maggiore di persone vittime di arresto cardiaco di arrivare in ospedale e dove, quindi di poter usufruire e beneficiare dei trattamenti sanitari, per poter dare questa chance c'è bisogno di diffondere una cultura della rianimazione, nel senso che tutti noi, cittadini, membri di una comunità nazionale, dovremmo saper individuare, riconoscere quali sono i segni semplici che contraddistinguono un arresto cardiaco, che lo rende una condizione molto più grave, molto più definita rispetto a un malore in senso lato, riconoscere questa situazione, saper dare l'allarme in maniera efficiente attraverso i numeri di emergenza sanitaria, in generale di emergenza come il 112 e il 118, ma nell'attesa che arrivi l'ambulanza con gli operatori sanitari, iniziare a fare qualcosa, in particolare a comprimere il torace e a cercare nei pressi del luogo dove si sta cercando di soccorrere questa persona un defibrillatore automatico esterno per poterlo applicare alla vittima e vedere se in quel caso specifico di arresto cardiaco questa macchina specifica può essere di aiuto. Se noi non aumentiamo il numero di vittime di arresto cardiaco che vengono soccorse dagli astanti, dai passanti, dai testimoni dell'arresto cardiaco, purtroppo non riusciamo a far sopravvivere un numero sufficiente di persone. E le persone che sopravvivono arrivano in ospedale tardi e trattate male, e quindi le opportunità che anche i sanitari, che comunque devono migliorare anche loro il loro standard di trattamento, e dobbiamo trovare delle terapie nuove o dei metodi nuovi per poter trattare meglio queste vittime, comunque hanno poco da fare perché appunto molti pazienti vengono persi prima della fase ospedaliera e molti pazienti che arrivano in ospedale arrivano in condizioni tali in cui purtroppo anche i sanitari possono fare poco. Quindi uno degli ambiti in cui IRC si sta spendendo è quello della diffusione massima e più capillare possibile della cultura del soccorso e della rianimazione cardiopolmonare in tutta la comunità. E ovviamente non può che giocare un ruolo fondamentale la scuola in questa battaglia, in questa lotta che stiamo cercando di fare. Ecco, scuola se ne è parlato anche parecchio nell'ultimo anno, con la possibilità di fare delle lezioni anche durante l'attività educativa normale. In più, IRC ha da sempre portato avanti la settimana viva, che è un Esatto. interessante, momento formativo, Sono giusto? esattamente, confermo e provo a fare una piccola cronistoria di quello che è successo negli ultimi 5-6 anni. Sono successe un paio di cose, tre cose fondamentali che potrebbero dare una spinta e far dare una svolta appunto a questi tentativi che noi stiamo facendo. La prima cosa che è successa nel 2013, che a seguito di come spesso accade, di un arresto cardiaco avvenuto nel Parlamento dell'Unione Europea, e i nostri parlamentari europei si sono sensibilizzati al tema e quindi fino al 2012 e al 2013 hanno chiesto formalmente agli Stati membri di
implementare, di creare, di applicare tutte le iniziative possibili perché la cultura della rianimazione cardiopolmonare si potesse diffondere nella popolazione degli stati appartenenti all'Unione Europea. A seguito di questa iniziativa, IRC immediatamente ha accolto questo invito e ha fatto tutto quello che era possibile fare per creare, appunto, prima una giornata, ma poi è diventata una settimana che abbiamo chiamato Viva e sotto l'ombrello del quale abbiamo cercato di raccogliere quante più associazioni e istituzioni possibili. E questa settimana si svolge a cavallo del 16 ottobre, che è il giorno europeo. Fino a qualche anno fa, ma da quest'anno è diventato il giorno mondiale della rianimazione cardiopolmonare e in Italia si svolge questa settimana chiamata Viva, all'interno del quale i nostri soci, ma anche moltissime altre istituzioni, cercano di diffondere questi pochi concetti fondamentali. Questo giorno, appunto, l'anno scorso è stato preso sotto la tutela anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui è diventato non più solo il giorno europeo, ma il giorno mondiale. Quindi abbiamo un giorno mondiale dell'arresto cardiaco e della rianimazione cardiopolmonare che è il 16 ottobre e intorno a questo giorno cercheremo di fare, come abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, degli eventi, delle manifestazioni, delle iniziative che possano cercare di raggiungere il maggior numero di persone e di possibili soccorritori potenziali. Andrea, ti fermo un Dimmi. secondo per andare un Sì. attimo sulle ultime due cose, perché un'altra cosa che avete creato in particolare è stato sempre per cercare di diffondere buona cultura sulla rianimazione cardiopolmonare, la ludicità. Avete fatto dei bellissimi progetti, mi sembra che quest'anno ci sia qualche altro step in più per quanto riguarda il coinvolgimento dei più giovani. Assolutamente corretto. E nel frattempo, perché ecco, tanto mi ricollego al mio tentativo di fare una promemoria, succedeva anche un'altra cosa che appunto a livello mondiale si individuava nella scuola, e prima a livello europeo e poi di nuovo a livello mondiale, nella scuola la sede dove iniziare questa rivoluzione culturale che permettesse di acquisire queste conoscenze che poi possono trasformare una persona qualunque in un soccorritore che salva la vita a una vittima di arresto cardiaco. Questa iniziativa ha preso il nome di Kids Save Life, i ragazzi salvano le vite, e prima a livello europeo, e IRC è stata tra le principali promotrici di questa iniziativa, anche dal punto di vista grafico, siamo quelli che hanno creato il logo che è stato poi adottato a livello mondiale europeo, ha prodotto dei materiali didattici, ha creato moltissimi strumenti che permettessero la visibilità di queste cose dedicate ai ragazzi. Abbiamo fatto una favola multimediale molto carina che si chiama Picnic Mozzafiato, è dedicata ai bambini più piccoli che possono non spaventarsi ma familiarizzare giocando ai problemi del soccorso e del poter salvare una vita. È anche un messaggio molto importante in una nazione che sembra perdere il collante civico e i principi della solidarietà, invece, ecco, promuovere l'educazione e la formazione a mettersi a disposizione per poter salvare una vita, ci sembra anche un contributo molto importante dal punto di vista civico, non solo sanitario. Questa iniziativa, Kids Save Life, si è poi sparsa in tutto il mondo ed è diventata un'iniziativa mondiale. E questa iniziativa mondiale, grazie al contributo di IRC e anche di altre associazioni e anche di altri enti e istituzioni, si è poi tradotta in una bellissima cosa, introdotta nella famosa riforma della scuola, nota come la buona scuola del governo precedente all'attuale, per cui in questa riforma di legge è stato introdotto un articolo che prevede la formazione obbligatoria all'interno del curriculum scolastico di tutti gli studenti delle nostre scuole di ogni ordine e grado. È una formazione al primo soccorso all'interno del quale è prevista anche la formazione alla rianimazione cardiopolmonare, oltre che alla disossezione delle vie aeree e al controllo delle ferite sanguinanti, che sono le emergenze più banali, tempo correlate, in cui chiunque può giocare un ruolo fondamentale. Ovviamente questo poi ha portato a un processo di implementazione di questo articolo di legge, è un'implementazione che è ancora in corso, e
si stanno sperimentando modalità per poter introdurre questo insegnamento all'interno delle scuole. È una cosa molto importante, ma che va gestita con giusta competenza e delicatezza, perché ovviamente introdurre un nuovo insegnamento e nuovi concetti a scuola può essere poi può produrre degli anticorpi, perché ovviamente gli insegnanti possono essere spaventati, si possono sentire non competenti. In realtà questi temi vengono accolti spesso con molto entusiasmo, perché le persone si rendono conto di quanto sia importante questo tipo di conoscenza e di competenza. Ci sono delle ottime esperienze ed è in corso ancora presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e in collaborazione con il Ministero della Salute. È in corso un tavolo tecnico che sta cercando di trovare la maniera migliore per poter introdurre questo insegnamento già da questo anno scolastico che sta per iniziare, perché è già iniziato in alcune regioni. Andrea, Quindi, l'ultima, questa informazione è fondamentale perché ci dà un aggiornamento davvero bello e piacevole da sentire per quanto riguarda l'educazione dei nostri ragazzi, che appunto sono la speranza per un futuro sempre esatto. migliore. L'ultima domanda che volevo farti invece riguardava proprio il congresso. Tu da Sì. anestesista e rianimatore, da ricercatore, cosa guarderai con più interesse all'European Resuscitation Council di Bologna? Forse so già la risposta, però non voglio andarci sopra Beh, con gli diciamo zampini. sì. No, diciamo che ci sono un doppio binario su cui mi muoverò. Uno è quello che sono molto contento dell'onore che ho di poter ospitare in quanto presidente di Italia Resuscitation Council questo importantissimo evento in Italia. Quindi ci sarà una preoccupazione da ospite che credo assorbirà molte delle mie energie, perché ovviamente ci teniamo anche a fare una bella figura in quanto Italia, e quindi cercheremo di offrire ai nostri ospiti europei e mondiali, perché in realtà poi il congresso è europeo, ma attrae colleghi e operatori da tutto il mondo. Abbiamo ricevuto un sacco di richieste di partecipazione e di contributi scientifici anche dall'Estremo Oriente, dal Giappone, dalla Corea. Quindi siamo molto contenti di ospitare un grande numero di ricercatori che si occupano di questo ambito e di persone interessate a questo argomento. Quindi questa sarà una delle mie preoccupazioni. Però dal punto di vista proprio principalmente scientifico, durante questo congresso verranno presentati di nuovo e per la prima volta i dati di alcuni importantissimi trial, come quello per esempio sull'adrenalina a cui accennavo poco fa, e quindi ovviamente la mia attenzione, la mia curiosità e anche la mia concentrazione sarà focalizzata su questi nuovi dati e sulla discussione con i colleghi su come interpretare questi nuovi dati e come tradurli in comportamenti pratici per poi poterli diffondere e migliorare ancora una volta, perché questo è il nostro scopo principale, la nostra prassi quotidiana nel tentativo di salvare più vite possibili. Ricordiamoci che la mortalità, scusa, la mortalità dall'arresto cardiaco è ancora una mortalità enorme, imbarazzante, su 10 pazienti che vanno incontro a un arresto cardiaco, uno se ne salva, diciamo, con buona qualità neurologica finale, quindi riesce a tornare alla propria vita in maniera accettabile. Quindi perdiamo ancora veramente troppi pazienti. Dobbiamo aumentare il numero di soccorritori in grado di praticare le prime manovre di rianimazione e migliorare le nostre strategie terapeutiche quando questi pazienti riescono ad arrivare in ospedale. Quindi tutti questi aspetti saranno ovviamente al centro della mia attenzione come ricercatore. Andrea, grazie mille, grazie per il tuo tempo, soprattutto perché siamo venuti a disturbarti a registrare questo podcast al termine di un turno di notte in cui sicuramente avrai avuto molto carico e molto lavoro da fare. E non ci resta che salutarti e darci appuntamento con te e con tutti i nostri ascoltatori all'European Resuscitation Council che si terrà a Bologna dal 20 al 22 settembre. Io ringrazio voi e appunto rilancio l'appuntamento sia al congresso di Bologna sia al 16 ottobre, alla settimana che lo circonda. Questa giornata è la settimana viva, perché appunto la mia speranza è di riuscire ad arrivare
insieme a tutti i volontari che parteciperanno a questa manifestazione, ad arrivare al maggior numero di persone e convincerli che con le proprie mani e con un telefono si possono salvare tantissime vite. E vi Grazie. ringrazio per l'invito. Grazie Andrea, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori di questo podcast su emspedia.com. Lo troverete anche su emergencylive.com, i nostri due riferimenti per quanto riguarda i soccorritori e i medici e gli infermieri. Mi raccomando di seguire i nostri canali social e a tutti voi appuntamento appunto agli eventi del 20 e 22 settembre del 16 ottobre per quanto riguarda l'Italian Resuscitation Council e ci risentiremo prossimamente per altri eventi che Emergency Live seguirà per voi e per darvi la massima informazione possibile. Grazie a tutti.